Sono ancora in Libia, in una caserma della polizia. A Sabrata, Gino Pollicardo e Filippo Calcagno, i due lavoratori italiani liberati ieri in un blitz, dai dettagli ancora tutti da chiarire. Stiamo bene, fanno sapere, dopo un nuovo contatto telefonico con i familiari. Trattative in corso per il loro trasferimento a Tripoli prima di fare rientro in Italia. A ore il loro rientro, garantisce il premier Renzi. Ma la situazione in Libia è molto delicata, non corrispondono a verità scenari di guerra dell'Italia, ha scritto poco fa Renzi, che chiarisce: intervento militare solo se richiesto dai libici con un voto del nostro Parlamento. Non è il tempo delle forzature, ma solo del buon senso e dell'equilibrio, scrive il Premier. Continua la pressione dei migranti al confine fra Grecia e Macedonia, aggravando un'emergenza che va avanti da mesi sulla cosiddetta rotta balcanica. In vista del vertice europeo di lunedì, Roma e Berlino hanno presentato una proposta unitaria per modificare le regole del patto di Dublino sull'identificazione dei migranti. Alta tensione in Turchia per il blitz della polizia nella sede del quotidiano Zaman, principale voce di opposizione al presidente Erdogan. Contro i sostenitori del giornale che presidiavano la sede, usati lacrimogeni e gas urticanti. Preoccupazione della Commissione europea, Ankara rispetti la libertà di stampa. Diventa un caso politico la lettera dei rappresentanti sindacali del personale della Reggia di Caserta al Ministero dei Beni Culturali. Nella missiva si esprimono critiche al direttore sulla gestione della struttura, fra cui anche quella di lavorare fino a tardi. I leader sindacali sconfessano l'iniziativa, sarcastico il governo, ne parleremo all'interno di TG Cronache. Nella sfida per il terzo posto la Roma travolge la Fiorentina all'Olimpico, settima vittoria consecutiva della squadra di Spalletti, adesso terza e a meno due dal Napoli. Partenopei questa sera ospiteranno al San Paolo il Chievo, alle 18 in programma Verona-Sampdoria. Buongiorno, benvenuti al telegiornale della 7. Dunque, come avete sentito dai nostri titoli, le autorità di Sabrata rivelano che sono in corso trattative tra Roma e Tripoli per stabilire modalità e tempi di rientro di Calcagno e Pollicardo, i due tecnici italiani liberati ieri in Libia, e anche per quanto riguarda il rientro delle salme dei corpi di Failla e Piano, che sono stati uccisi, che sono rimasti uccisi mercoledì in un blitz i cui contorni sono ancora tutti da chiarire. A ore il loro rientro in Italia, annuncia il Premier Renzi. Poi sull'eventualità di un intervento italiano in Libia, le parole del Premier sono affidate alla newsletter, agli iscritti del PD. Un intervento, dice Renzi, che avverrà solo con il sì del Parlamento e dopo la richiesta di un governo legittimato dalla Libia, perché questo, dice Renzi, non è il tempo delle forzature, ma del buon senso e dell'equilibrio. I media si affannano ad immaginare scenari di guerra italiana in Libia che non corrispondono alla realtà. Se ieri era ufficioso, oggi Matteo Renzi risponde in modo ufficiale a chi aveva ricostruito interventi in Libia con tanto di progetti, piani d'attacco, e intervista l'ambasciatore americano a Roma John Phillips, che sul Corriere della Sera aveva detto di aspettarsi dall'Italia il sostegno di 5.000 militari per la missione. Questo non è il tempo delle forzature, ma del buon senso e dell'equilibrio, scrive Renzi sulla sua e-news. In Libia abbiamo bisogno di una soluzione equilibrata e duratura, e solo a quel punto potremo valutare, sulla base della richiesta di un governo legittimato, un impegno italiano che comunque avrebbe necessità di tutti i passaggi parlamentari e istituzionali necessari, sottolinea il Premier. Premier che rompe il silenzio anche sulla vicenda dei nostri connazionali rapiti. Le circostanze sono da chiarire completamente, spiega, ma anche questa tragica faccenda dimostra una volta di più che la guerra è una parola drammaticamente seria per essere evocata con la facilità con cui viene utilizzata in queste ore da alcune forze politiche e da alcuni commentatori. Prudenza, equilibrio e passi felpati dunque, almeno finché non sarà garantita la formazione di un nuovo governo di unità nazionale in Libia. Obiettivo che, secondo Palazzo Chigi, può essere raggiunto solo attraverso la via diplomatica. Per ora quindi è escluso ogni intervento militare. Renzi non è disposto ad accettare neppure le pressioni che arrivano dall'esterno, vedi ambasciatore USA, anche se conosce benissimo il peso delle aspettative internazionali sul ruolo guida dell'Italia.
Anche le forze politiche abbracciano la linea della cautela, ma è più un 2011 quando l'asse anglo-francese decise i bombardamenti alla Libia di Gheddafi, con l'Italia di Berlusconi contro, con Napolitano che impose di fatto a Berlusconi l'uso delle basi italiane e con il disastro che poi ne è conseguito, spiega il capogruppo azzurro alla Camera Renato Brunetta, che attacca: la politica estera di Renzi è inesistente, vogliamo il premier in Parlamento perché faccia chiarezza e si assuma tutte le sue responsabilità. Mercoledì intanto riferirà alle Camere il ministro degli esteri Paolo Gentiloni. Di fatto dunque a livello internazionale aumentano le pressioni per quanto riguarda anche le aspettative sul ruolo dell'Italia per quanto riguarda la stabilizzazione della Libia. A ore il loro rientro, ha detto il premier Renzi, dunque per quanto riguarda i nostri due tecnici connazionali liberati. Loro questa mattina hanno nuovamente sentito le famiglie, assicurando che terminati gli interrogatori saranno presto a casa. Ma non poche sono in queste ore le difficoltà sotto il profilo diplomatico in questa delicata fase. Anche semplicemente riportare in Italia Gino Policardo e Filippo Calcagni, due italiani da ieri liberi in Libia, appare un affare di Stato. Si capisce ora il senso di quel biglietto mostrato alle telecamere: abbiamo bisogno di tornare subito a casa. Il manager della Bonatti in Libia, Dennis Morrison, è riuscito ad incontrarli ed ha confermato di averli trovati in buona salute. Ma nel caos libico un rientro rapido non è scontato. Serve una missione diplomatica a tutti gli effetti, in arrivo prima a Tripoli per impostare un negoziato che poi potrebbe concludersi addirittura a Sabrata, dove le autorità locali e le forze tribali sono alla ricerca di un riconoscimento internazionale che garantisca l'autonomia conquistata sul campo. Stesso discorso per il rimpatrio dei due corpi di Salvatore Failla e Fausto Piano, gli altri due tecnici della Bonatti rapiti nell'impianto di Mellita il 20 luglio ed uccisi nei giorni scorsi. Policardo in mattinata ha di nuovo chiamato la famiglia. Sto bene e sono su di morale, ha detto alla moglie Emma. Finalmente abbiamo passato una notte normale. Vedrete che torno a casa presto, non vedo l'ora. La dinamica della liberazione rimane ancora tutta da chiarire. Le dichiarazioni contrastanti del capo del consiglio municipale di Sabrata, Hussein Al-Zawadi, non aiutano. Secondo Al-Zawadi, infatti, Policardo e Calcagno erano in mano ad un gruppo tunisino legato all'ISIS e sarebbero riusciti a sfondare da soli la porta della casa in cui erano tenuti prigionieri dopo essere rimasti per una settimana senza cibo, abbandonati dai jihadisti in fuga. I miliziani li avrebbero trovati molto provati. Il capo del consiglio militare di Sabrata, Al-Grabli, ha invece spiegato che la liberazione è avvenuta attraverso un blitz in un immobile vuoto. Probabilmente solo i due italiani, una volta rientrati, potranno raccontare ai nostri magistrati come sono andate veramente le ultime ore. Anche sulla morte di Failla e Piano non ci sono certezze. Più di una fonte concorda sul fatto che possano essere rimasti uccisi proprio negli scontri tra gli uomini di al-Baghdadi, che li tenevano prigionieri, e le milizie di Sabrata. Tuttavia ancora non è chiaro se siano stati giusti prima della fuga, utilizzati come scudi umani o semplicemente rimaste vittime dello scontro a fuoco. Parliamo adesso dell'emergenza migranti. Un sistema di registrazione a livello europeo e un'armonizzazione delle procedure per i richiedenti asilo. A chiederlo sono i ministri dell'interno di Italia e Germania in una lettera congiunta alla Commissione europea. Intanto cresce l'attesa a livello internazionale per il vertice di lunedì che metterà di fronte Europa e Turchia, un passaggio determinante, cruciale per arginare questa drammatica emergenza. Al confine tra Grecia e Macedonia i migranti continuano a premere. Migliaia di siriani, afghani, curdi e iracheni che cercano di entrare attraverso uno strettissimo imbuto nell'Europa che rialza i muri e i controlli alle frontiere. Europa come una fortezza assediata, così la rappresenta oggi nella sua copertina Der Spiegel. Wir schaffen das, ce la facciamo, la citazione di Angela Merkel. Sul torrione assediato la cancelliera tedesca assiste allo spettacolo. Aboliamo l'Europa aperta e mettiamo a rischio il nostro futuro, è il monito dello Spiegel, che dedica alla situazione un lungo reportage. Il tempo per correre ai ripari è praticamente scaduto, si guarda al vertice di lunedì tra Europa e Turchia più o meno come all'ultima spiaggia diplomatica per cambiare il verso delle politiche comunitarie sull'immigrazione. Il fatto nuovo è una lettera scritta alla Commissione europea dal ministro dell'Interno Alfano e dal suo omologo tedesco Thomas de Maizière.
in cui si chiede una ambiziosa riforma delle regole di Dublino. La proposta è identificare i migranti che hanno bisogno di protezione nei paesi di origine o in quelli di transito prima del loro arrivo in Europa, con un meccanismo di registrazione unificato e ancora creare un sistema istituzionalizzato per il ricollocamento dei profughi tramite un sistema di quote annuali, un robusto piano di rimpatrio europeo che consenta di respingere i cosiddetti migranti economici distinguendoli dai disperati in fuga dai conflitti. Lettera che è il segnale di un rinnovato asse tra l'Italia e la Germania in questa fase delicatissima, ma che dovrà fare i conti con le posizioni dei paesi a vario titolo coinvolti nella gestione della crisi. Dalla Turchia alla Grecia fino ai paesi dei Balcani e dell'Europa centrale fino ad Austria e Ungheria che hanno posizioni diametralmente opposte, con il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk impegnato in una difficile opera di mediazione nelle capitali che sono sulla rotta balcanica. Dal canto suo l'Italia vuole scongiurare il rischio che il flusso dei profughi si riversi sull'Adriatico. Il Viminale lavora anche con le autorità albanesi per potenziare controlli, ripristinare pattugliamenti nel canale d'Otranto, un piano di cooperazione in via di definizione che passerà anche dalla fornitura di uomini e mezzi. Intanto il pugno di ferro della Turchia si abbatte sulla stampa. Dopo il blitz compiuto con lacrimogeni, gas urticanti, cannoni ad acqua di ieri sera per entrare nella sede di Istanbul del più diffuso quotidiano di opposizione, Zaman, la polizia turca questa mattina ha posto delle barricate all'ingresso del quotidiano per impedire il ritorno dei sostenitori, dei tanti sostenitori del giornale commissariato con l'accusa di propaganda. Un altro colpo alla libertà di stampa in Turchia, lo definisce con preoccupazione così il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz. L'ennesimo colpo di mano del governo turco contro la stampa d'opposizione è andato in scena poco dopo la mezzanotte. Davanti alla sede del gruppo editoriale Feza, che pubblica il quotidiano Zaman, si erano già riunite un centinaio di persone allarmate dall'annunciato blitz contro il gruppo. Una corte di Istanbul ha infatti accusato Feza di essere voce di un gruppo terrorista e di avere contatti con la ribellione curda guidata in questo caso dal PKK. L'ultimatum della polizia ai sostenitori di Zaman è arrivato via megafono quando mancavano 10 minuti alla mezzanotte. Poi getti d'acqua colorata e gas urticanti, oltre a cariche e pestaggi, hanno sgombrato dai manifestanti l'ingresso della sede del gruppo editoriale, una volta rotti i lucchetti di cancelli e porte, l'ingresso della polizia negli uffici. Sarebbero andati in frantumi computer e macchine fotografiche, molti tra impiegati e giornalisti avrebbero subito violenza. Laconico il commento di Abdulhamit Bilici, direttore di Zaman, è la pagina più nera per la democrazia in Turchia. La decisione della Corte di chiudere il giornale accoglie la richiesta del procuratore che accusa il gruppo editoriale di agire agli ordini del gruppo terrorista chiamato Struttura Parallela. Questa fa capo ad una vecchia conoscenza di Tayyip Erdogan. Si tratta infatti di Fethullah Gulen, ideologo islamista, miliardario per 10 anni sino al 2012, fedele alleato del presidente turco. Ora autoesiliatosi in America e nemico dichiarato del neosultano del Bosforo Erdogan. E c'è poi l'accusa di contatti con esponenti del PKK, partito dei lavoratori curdi in guerra con Ankara oramai da 32 anni. Lo scontro governo-stampa d'opposizione dunque continua. Il gruppo dirigente di Feza ed il comitato editoriale di Zaman a breve verrà sostituito da un consiglio di 3 persone nominate sempre dal tribunale. Zaman non è il primo caso di giornale ad essere colpito e sono decine i giornalisti perseguitati in questi anni dalla polizia politica di Erdogan. Il caso più noto è quello di 2 cronisti di Cumhuriyet, Kan Dündar ed Erdem Gul. Rischiano i 2 cronisti l'ergastolo per aver messo a rischio, secondo i giudici, la sicurezza nazionale turca, come mostrando un video che proverebbe l'invio in Siria da parte di uomini dei servizi segreti turchi di armi destinate ai gruppi d'opposizione che combattono contro il regime di Bashar al-Assad. Ecco, su questa vicenda, su quanto sta accadendo in Turchia, si registra anche la forte preoccupazione da parte della Casa Bianca, che chiede con urgenza ad Ankara il rispetto della libertà di stampa, scrivendo: in una società democratica il pensiero critico va incoraggiato, non messo a tacere. Cambiamo argomento, torniamo in Italia per parlare delle amministrative. È vigilia di primarie a Roma con 6 candidati nel PD che si sfideranno domani al
alle urne, mentre sempre a Roma il centrodestra resta avvitato attorno al nome di Bertolaso. L'ex capo della Protezione Civile auspica unità d'intenti all'interno della sua coalizione, ma viene frontalmente in queste ore attaccato da Alfio Marchini, sostenuto principalmente da NCD, che oggi, proprio oggi, ha cominciato la sua campagna elettorale. Centrodestra, centrosinistra, sinistra, per le comunali di Roma oggi giornata di presentazioni. Bertolaso non accetta né faccia a faccia, televisivi né altro, fa tenerezza, si chiude nella sua stanza e fa telefonare da papà Silvio per difenderlo. A parlare così è Alfio Marchini, oggi al via ufficiale della sua campagna per Roma, sostenuto ufficialmente solo da Nuovo Centrodestra, Fittiani e Italia Unica di Passera. Ed è l'ennesima spallata ad un candidato, Bertolaso appunto, su cui continua a rimanere incagliato il centrodestra, inteso nel senso Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega. La Russa, Fratelli d'Italia, parla di balletto romano. Se lo è il ballo del mattone, visto che nessuno accenna a muoversi dalle proprie posizioni. Salvini, chiuso nel suo Bertolaso, non è il mio candidato. Forza Italia ha deciso ad andare avanti lo stesso. Stamattina è Brunetta a tagliar corto. Salvini, Meloni e Berlusconi hanno chiesto a Bertolaso di candidarsi. Bertolaso si è candidato e farà il sindaco. E visto che un punto d'incontro su una nuova consultazione popolare ipotizzata per il 19-20 marzo sembra al momento irrealistica, appare più che mai difficile ricomporre l'infranto in un contesto, quello delle comunali, dove la guerra spesso è anche interna agli stessi gruppi e il tutto appare più che mai frammentato. Movimento 5 Stelle apparte naturalmente stretto intorno alla propria candidata Virginia Raggi. Frammenti sono anche quelli che si tenta di ricompattare a sinistra del PD nel nome del candidato Fassina e dello slogan La meglio Roma. Con Stefano Fassina questa città può riemergere con idee buone. Dall'altra parte abbiamo delle primarie pallose e un centrodestra frantumato. Senza sciogliere però il nodo marino, che finora non ha mai escluso la propria candidatura. Fassina resta alla larga. Noi stiamo lavorando da tempo con tutte le energie positive e tutti quegli uomini e donne che a Roma hanno insieme a Ignazio Marino compiuto importanti atti di discontinuità. Ne chiarisce le idee il fatto che Alessandra Cattoi, già fedelissima dell'ex sindaco, si sia ora pronunciata a favore di Morassut, ovvero di colui che è considerato il principale avversario di Giachetti nelle primarie a 6 del PD, attese con qualche timore per l'affluenza per domani. Primarie del centro-sinistra ci saranno anche a Napoli, ma lì prima ancora che la possibile affluenza è il pieno svolgimento della battaglia all'interno dello stesso PD. In pista la deputata Valeria Valente, l'indipendente delle PSI Antonio Marfella e il giovane del PD Marco Saracino, ma soprattutto l'ex sindaco ed ex governatore della Campania Antonio Bassolino, che chiede al suo partito rispetto per la città. Il candidato sindaco non si decide a Roma, ma qui, dichiara lui. Parliamo della situazione delle banche, che ancora in questi giorni ha pesato sui mercati. Occorre un triplo sì all'interno dell'assemblea della Banca Popolare di Vicenza per evitarne il commissariamento. Oltre 5.000 soci sono chiamati a votare l'aumento di capitale fino a 1,7 miliardi, la trasformazione in SPA e la quotazione in borsa dell'istituto. Una scelta senza alternative, ricorda il presidente della banca Dolcetta, per non rincorrere nelle gravi e irreparabili conseguenze che sono state paventate dalla BCE. Diventare una società per azioni, aumentare il capitale con 1 miliardo e 750 milioni e quotarsi in borsa, il tutto entro lunedì. Alternative per la Popolare di Vicenza non ce ne sono, la Banca Centrale Europea sconti non ne concede, questa è la strada indicata da Francoforte. In caso contrario, anche se una sola delle tre mosse obbligate venisse saltata, scatterebbe il fatidico bail-in, che tradotto vuol dire più o meno il salvataggio a spese di azionisti e obbligazionisti stile Banca Etruria. Insomma, niente più soldi statali. Oggi bisogna decidere e votare sulle tre misure da prendere per evitare il fallimento. Ad aprire il portafogli, quindi, dovranno essere i 117.000 azionisti della banca riuniti oggi nel capannone allestito a Gambellara per l'assemblea. Se ne sono presentati 5.300 con altrettante deleghe, in totale quindi 11.300 posizioni rappresentate, ma dei 18 membri del consiglio di amministrazione sono presenti solo in 5. La riunione fiume è
partita con 123 iscritti a parlare. Stefano Dolcetta, il presidente della banca, ha tagliato il tempo degli interventi, 2 minuti appena per tutti. Chi voterà sì, come gran parte dei soci imprenditori, e chi come i piccoli risparmiatori che nella Popolare avevano investito dirà no per cacciare i manager che hanno mal gestito la banca. In testa l'ex presidente Gianni Zonin, il direttore generale Samuele Sorato, entrambi assenti. Favorevoli e contrari sono comunque d'accordo sull'avviare un'azione di responsabilità nei loro confronti, e qualcuno non a caso oggi ha proposto subito il sequestro preventivo dei loro beni personali. Francesco Iorio, amministratore delegato in carica da 8 mesi, ha avvertito l'assemblea: votare no significa regalare la banca con un valore di realizzo pari a zero. Col processo di risanamento invece si può ripartire e recuperare le perdite. Bocciate da Iorio le altre ipotesi in campo, quella della liquidazione e l'altra di una discesa sotto gli 8 miliardi di attivi che permetterebbe di evitare la trasformazione in SPA. Occorre poi approvare un nuovo statuto, tutti gli organi sociali scadranno entro giugno e il nuovo consiglio di amministrazione sarà ridotto da 18 a 13 componenti. Nell'aumento di capitale i soci contribuiranno per il 45%, il resto arriverà dal mercato e dai fondi istituzionali. I piccoli azionisti però sono spaventati. Con l'aumento di capitale e la quotazione in borsa, la paura è che altri risparmi vadano in fumo e quella che era una banca di territorio venga mangiata dai fondi esteri. La Spagna è ancora senza governo. Il candidato premier Pedro Sánchez, socialista, infatti non è riuscito ad ottenere la fiducia in Parlamento. La compagine da lui proposta, un esecutivo composto dal Partito Socialista e dalla destra di Ciudadanos, non aveva i numeri per farcela. A nulla sono valsi i tentativi di convincere i 65 deputati di Podemos almeno ad astenersi. Adesso il re Felipe dovrà decidere a chi affidare nuovamente l'incarico per formare un governo. Dopo l'ex leader Rajoy e Sánchez potrebbe provare con Iglesias, ma il tempo stringe. Se non ci sarà un nuovo esecutivo entro il 2 maggio, si dovrà tornare alle urne per nuove elezioni. E noi apriamo la pagina dello sport con il campionato, un anticipo di lusso ieri sera all'Olimpico di Roma, dove una Roma stellare ha sconfitto per 4-1 una Fiorentina stanca e anche non fortunatissima in alcune circostanze. Partiamo da qui. La rimonta della Roma prosegue con la forza spietata di un treno in corsa. L'ostacolo Fiorentina è stato superato senza affanni e il terzo posto in solitudine ora è una realtà. Soltanto 40 giorni fa la squadra giallorossa era lontana da quella viola di 6 punti, ora le è davanti di 3, conseguenza delle 7 vittorie consecutive. La notte dell'Olimpico ha raccontato di una Roma stellare che ha vinto con merito, mettendo in evidenza un gioco spettacolare. Pressing feroce, fasce blindate, intensità alle stelle, rapidi ad esecuzione collettiva. Le 4 reti realizzate sono l'immagine perfetta della rivoluzione operata da Spalletti in appena 2 mesi. A ispirare c'è il genio di Pjanic, a finalizzare i 3 uomini d'attacco, El Shaarawy, Salah e Perotti, bravi a scambiarsi continuamente le posizioni. Poche volte in questa stagione si era vista la Fiorentina così in affanno. E a spiegare l'inedita sceneggiatura non possono bastare gli infortuni a Borja Valero e Vesino nella prima mezz'ora e nemmeno la svista arbitrale sulla rete del vantaggio giallorosso che andava annullata per il fuorigioco di Salah. È stata anche la notte di Francesco Totti, tornato in campo in tempo per sfiorare il 5° gol, accolto al suo ingresso dall'ovazione totale dell'Olimpico. Dove può arrivare questa Roma è difficile dirlo, di sicuro la vittoria di ieri ha avuto l'effetto immediato di mettere ulteriore pressione sul Napoli, che stasera al San Paolo dovrà assolutamente battere il Chievo per rimettere tra 6 giallorossi la distanza di sicurezza di 5 punti e magari riaccendere il sogno scudetto. Questo per noi deve essere un sogno. Perché con il nostro budget, con il nostro monte stipendi, se si parte per vincere il campionato siamo fuori di testa. La risposta della Juve arriverà domani pomeriggio a Bergamo, una sfida quella con l'Atalanta che dirà se la sconfitta in Coppa Italia con l'Inter è stata solo un incidente di percorso nel mezzo di un cammino glorioso. Turno fondamentale anche per le milanesi, obbligate a vincere per mantenere il passo della lanciatissima Roma. Il Milan sul campo difficile del Sassuolo dovrà confermare i progressi delle ultime giornate. L'Inter, nel posticipo di domani sera contro un Palermo affamato, dimostrare che la vittoria in Coppa Italia con la Juve non è stata solo un'illusione. E di sport si continuerà, non solo di sport, a parlare all'interno di TG Cronache tra pochissimo con Raffaella Di Rosa, per mostrarvi anche le imprese storiche di due nostri atleti nello sci di fondo e nel ciclismo su pista. Le 13:53 minuti, dunque passo la parola a Raffaella Di Rosa, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.